Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Oggi vi porto a vedere, sempre a caccia di altri 6 metri, veicoli 6 metri, un van particolarmente lussuoso. Il marchio è Malibu. I van sono veicoli che mantengono l'esterno del furgone originario, come vedete, della Fiat. Ovviamente l'interno è stato completamente rifatto e allestito dal costruttore. Allora, la particolarità di questi veicoli, di questo veicolo che andiamo a vedere, è il livello di finitura e di qualità degli interni. Intanto la disposizione interna, vedete che in coda c'è un letto tre piazze, enorme. E se non ci credete che è enorme, vi faccio vedere esattamente quanto è grande questo letto. Altra cosa fondamentale sono i dettagli che su questo veicolo trovate. I dettagli come per esempio il piano cottura e il lavello, separarlo in due, e non solo, il coprilavello funziona anche da tagliere, per esempio. Sempre a livello di dettagli, come voi vedete in alto trovate il frigorifero. A differenza degli altri, il frigorifero lo posizionano sempre nella posizione bassa, e questo è particolarmente scomodo quando voi decidete di aprire il vano per prendere il contenuto dell'interno, perché dovete chinarvi sotto. Invece in questo caso, essendo in alto, voi lo aprite e vi dà la possibilità, né più né meno, di poter prendere, come il frigo di casa, di prendere in alto, altezza volto, altezza busto. Sotto il basso, in questo caso, esiste esattamente l'armadio, che vedete che è esattamente qua sotto, con il suo appendiabiti e la luce interna che vedete in questo caso. Poi ci sono piccoli dettagli, per esempio, guardate, quando si sale nella zona notte, i gradini sono fatti con dei ripiani nascosti. Ancora, la porta del bagno, che è centrale, è scorrevole, così non dà fastidio quando dovete entrare. E guardate bene all'interno voi del bagno, vi posiziono la telecamera in modo tale che vedete bene, questo è il water è scorrevole, come vedete, perché può essere spostato da una parte e dall'altra, e questo vi permette di poter entrare dentro al bagno e di poter farvi la doccia senza avere il bagno occupato dal water, perché di fatto il water è andato a finire nascosto sotto alla parte posteriore. In questa parte, in sezione del bagno, invece trovate il lavello, e tutto è assolutamente schermabile poi da di plexiglass che voi vedete qua attorno a me, in modo tale che voi potete crearvi la vostra cabina doccia chiusa senza bagnare tutto il locale del bagno. L'ultima cosa fondamentale che mi piace farvi vedere di questi veicoli, e in particolar modo di questo, è la parte della dinetta anteriore, che offre la possibilità di mangiare in 4 persone con tutta tranquillità. Tutta la mobilia ovviamente è chiusa da dei pensili a battente, quindi non avete nulla che circola, e ancora nella zona posteriore, sopra il letto, tutto il giro letto sopra posteriore e con vani per poter stivare il materiale, come vedete. Quindi direi un grande stivaggio in 6 metri di lunghezza, con una grande qualità di prodotti e tante piccole innovazioni.